informati da questo libro delle sofferenze sia di Toby che di Sara. Poi abbiamo riflettuto sul viaggio di Tobia con Raffaele e il suo matrimonio con Sara. E nel ripercorrere questa storia abbiamo fatto delle riflessioni sia spirituali che psicologiche, se ricordate. In modo particolare abbiamo cercato di analizzare il percorso di maturazione effettuato dai vari personaggi, un percorso sia spirituale che umano. Prima di tutto il percorso di Toby, egli facendo un consuntivo della sua vita e della sua religiosità, un consuntivo fallimentare, tocca il fondo della disperazione fino al punto da desiderare la morte. Al Signore, dice il libro di Tobia, gli manda il suo angelo che lo aiuta, a intraprendere un percorso di salvezza e di guarigione e gli fa maturare importanti traguardi. Il primo, che il male non è solo negli altri, ma è anche in se stesso. Lui è il giusto, gli altri. E poi matura una diversa concezione del rapporto con gli altri. Un'altra acquisizione, un altro traguardo, che la vita è anche bella e buona, come dice il suo nome, Tom, colui che è buono, che l'isolamento affettivo ed effettivo non è un modo di vivere gradito a Dio, che una religiosità legalistica e farisaica, moralistica e scissa dalla dimensione umana non è veramente autentica. Facendo questa maturazione, egli guarisce dalla sua cecità, che è fisica ma anche principalmente psicologica e spirituale. E una volta guarito, riesce a vedere in modo diverso il figlio. Ecco, nel capitolo 11 abbiamo detto che egli, quando vede il figlio, adesso ti vedo, figlio mio, luce dei miei occhi, ti vedo non a livello fisico, riesco a capire che cosa significa avere un figlio, a rapportarsi in modo positivo a Sara. Sempre nel capitolo 11, Sara viene accolta non come una donna qualsiasi, ma come figlia. Quante volte al verso 17, capitolo 11, si parla figlia, 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 a riscoprire il suo legame con gli altri, la festa che fanno i giudei a Tobia, e vede in modo diverso la sofferenza che ha vissuto. Cioè, quindi lui ha fatto una maturazione veramente buona. Anche Tobia, grazie alla guida di San Raffaele, compie un percorso di maturazione umana e spirituale, simboleggiato dal suo viaggio, grazie al quale egli elabora il suo legame con i genitori e raggiunge un grado di autonomia che lo rende protagonista della sua vita e lo mette nella possibilità di incontrare l'altro da sé, Sara, e di fargli capire che il vero tesoro da cercare non sono i talenti, ma l'amore. Riesce a liberarsi dalla paura della sessualità, il pesce, e a liberare Sara dall'angoscia di staccarsi dalla figura paterna, e comprende la necessità di integrare le tre componenti che lo costituiscono: la fisicità, rappresentata dal cane, la psichicità, rappresentata dalla sua persona, la spiritualità, rappresentata dall'angelo, e a collegare il suo inconscio con la parte cosciente, il suo interno con l'esterno. Grazie a queste integrazioni, egli è in grado di vivere la sessualità come liturgia e come fenomeno mio, cioè una sessualità che attraverso un linguaggio corporale esprime qualcosa di profondo e interiore, l'amore. E infine Sara, anche lei porta avanti un percorso di maturazione che la rende finalmente pronta
a vivere un contatto intimo e pieno con l'altro. Una maturazione che la libera dal suo attaccamento simbiotico col padre e conseguentemente dalla sua paura di donarsi completamente al sesso maschile. Ecco che non c'era negli altri incontri. Per 7 volte si è sposata, 7 volte nella prima notte muoiono i mariti. E chiaramente va presa a livello simbolico. Lei non riesce a donarsi completamente al sesso maschile perché c'è un qualcosa dentro di lei, un demone dentro di lei, che è rappresentato da Asmodeo, però è dentro di lei il demone che non la rende capace di fare questo passaggio. Guidato da Tobia in questo percorso di maturazione, ella riesce finalmente a vivere la sua sessualità non più come separazione e negatività, non più in senso tabuistico e biologico, ma legata alla dimensione affettiva e spirituale come arricchente la sua persona e capace di collegarla alla socialità. E poi ci stanno anche altri personaggi, Edna, la moglie di Raguel, Anna, la moglie di Toby, Raguel stesso, i quali effettuano anche essi un percorso di maturazione, perché vedete, è legge che quando cambia nella relazione, quando cambia una persona, automaticamente cambia anche l'altro, è legge. Ogni volta che in una relazione uno degli elementi cambia, l'altro cambia pure lui. E quindi sarebbe stato interessante focalizzare meglio l'attenzione su questi personaggi, come sarebbe stato interessante approfondire in modo più analitico il percorso dei personaggi maggiori, quello che abbiamo detto, ma come abbiamo tante volte ripetuto, il libro di Tobia, essendo un racconto a sfondo sapienziale, una storia parabola, potrebbe offrire infiniti spunti e sempre nuove acquisizioni, per cui invece di 5 incontri potevamo farne anche 100, che è un po' come una, cioè, non si finisce mai di apprendere, perché le immagini danno sempre molta possibilità di, diciamo, di fare nuove riflessioni. Io ora adesso andiamo all'incontro di questa sera. L'incontro di questa sera, l'epilogo della storia e gli insegnamenti finali. I capitoli sono dal capitolo 12° al capitolo 14°. Il capitolo 12°, che adesso leggeremo, vedremo della decisione. Una volta sono tornati a casa, Tobia, Sara, e a un certo punto bisogna ricompensare Raffaele. Chi non ha il libro qua potrebbe darlo, chi non ce l'ha. Poi si parla di Raffaele che invita a rendere grazie a Dio. E poi rivela la sua identità. Infine le ultime raccomandazioni e la preghiera di lode e di ringraziamento di Tobi. Adesso leggiamo il capitolo 12°. Quando furono terminate le feste nuziali, Tobi chiamò il figlio Tobia e gli disse: figlio mio, pensa a dare la ricompensa dovuta a colui che ti ha accompagnato e ad aggiungere qualcosa d'altro alla somma pattuita. Gli disse Tobia: padre, quanto potrò dargli come salario? Anche se gli lasciassi la metà dei beni che egli ha portato con me, io non ci perderei. Egli mi ha condotto sano e salvo, mi ha guarito la moglie, è andato a prendere per me il denaro e infine ha guarito te. Quanto posso ancora dargli come salario? Topi rispose: è giusto che egli riceva la metà di tutti i beni che ha riportati. Fece dunque venire l'angelo e gli disse: prendi come tuo salario la metà di tutti i beni che tu hai portati e vai in pace. Allora Raffaele richiamò tutti e due in disparte e disse loro:
Benedite Dio e proclamate davanti a tutti i viventi il bene che vi ha fatto, perché sia benedetto e celebrato il suo nome. Fate conoscere a tutti gli uomini le opere di Dio, come è giusto, e non trascurate di ringraziarlo. È bene tenere nascosto il segreto del Re, ma è cosa gloriosa rivelare e manifestare le opere di Dio. Fate ciò che è bene, e non vi colpirà alcun male. Buona cosa è la preghiera con il digiuno e l'elemosina con la giustizia. Meglio il poco con giustizia che la ricchezza con ingiustizia. Meglio è praticare l'elemosina che mettere da parte oro. L'elemosina salva dalla morte e purifica da ogni peccato. Coloro che fanno l'elemosina godranno lunga vita. Coloro che commettono il peccato e l'ingiustizia sono nemici della propria vita. Io vi voglio manifestare tutta la verità, senza nulla nascondervi. Vi ho già insegnato che è bene nascondere il segreto del Re, mentre è cosa gloriosa rivelare le opere di Dio. Sappiate dunque che quando due sale eravate in preghiera, io presentavo l'attestato della vostra preghiera davanti alla gloria del Signore. Così anche quando tu seppellivi morti. Quando poi tu non hai esitato ad andarti ad abbandonare il tuo pranzo e sei andato a curare la sepoltura di quel morto, allora io sono stato inviato per provare la tua fede, ma Dio mi ha inviato nel medesimo tempo per guarire te e Sara tua nuora. Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti ad entrare alla presenza della Maestà del Signore. Allora furono riempiti di terrore tutti e due, si prostrarono con la faccia a terra ed ebbero una grande paura. Ma l'angelo disse loro: non temete, la pace sia con voi. Benedite Dio per tutti i secoli. Quando ero con voi, io non stavo con voi per mia iniziativa, ma per la volontà di Dio. Lui dovete benedire sempre, a Lui cantate inni. A voi sembrava di vedervi mangiare, ma io non mangiavo nulla. Ciò che vedevate era solo apparenza. Ora benedite il Signore sulla terra e rendete grazie a Dio. Io ritorno a colui che mi ha mandato. Scrivete tutte queste cose che vi sono accadute. E salì in alto. Essi si rialzarono, ma non potevano più vederlo. Allora andavano benedicendo e celebrando Dio e lo ringraziavano per queste grandi opere, perché era loro apparso l'angelo suo. Bene, allora vediamo alcuni punti da sottolineare. Prima di tutto l'invito di Tobbi a dare la ricompensa a Raffaele. È un personaggio onesto. Chi lavora deve essere pagato, deve essere ricompensato. Lui, la prima cosa che fa è invita il figlio a dare la ricompensa dovuta e di aggiungere anche qualcos'altro, quindi oltre che essere giusto e anche generoso. E questa generosità manifesta una sua convinzione di fondo, che nella gerarchia dei valori, il denaro non stava al primo posto. I beni materiali non stavano al primo posto. Al primo posto ci sono altre cose. Cioè tutti abbiamo una gerarchia dei valori nella vita, i nostri comportamenti dipendono sempre da questa gerarchia di valori che abbiamo. Se al primo posto mettiamo i beni materiali, è chiaro che i nostri comportamenti si adegueranno a questa nostra convinzione. Ecco, Tobbi al primo posto non metteva i beni materiali, ma vedeva questi beni materiali come qualcosa di strumentale, no? Non qualcosa di finale, non è quello il fine, possedere. I beni servono per... E oltre a questo, il brano manifesta anche un'idea tipicamente ebraica, che i beni non sono nostri, noi siamo solo depositari dei beni, non sono nostri, non ci appartengono, noi siamo solo dei depositari di questi beni, ma i beni appartengono a Dio.
Voi ricordate, durante il primo incontro vi dissi che presso gli ebrei c'è l'usanza cioè la festa dell'anno santo, no? Noi lo chiamiamo anno santo, ma loro lo chiamavano il giubileo, e ogni 50 anni dovevano le cose ritornare ai proprietari originari, ai loro discendenti, perché se c'era stato qualche cosa durante questi 50 anni per cui uno ha dovuto vendere, ha dovuto alienare i suoi beni, dovevano poi questi beni ritornare al legittimo proprietario, perché i beni sono di Dio, non sono nostri, noi siamo solo depositari. Ecco, questo piccolo accenno fa capire tutta una mentalità ebraica rispetto ai beni. E poi c'è il discorso di Raffaele. Il discorso di Raffaele si divide in due parti, se avete notato. La prima parte si chiama la parte segreta, e poi c'è, diciamo, la sua rivelazione. La prima parte, la parte segreta, è una cosa che tipicamente ebraica pure questa. Allora Raffaele li chiamò tutti e due in disparte, solo gli uomini. Abbiamo detto, abbiamo riflettuto una volta sulla concezione della donna presso gli ebrei. Quindi li chiama ed espone a questi due uomini, prima di tutto, i cardini della religiosità ebraica. Quali sono? La preghiera, il digiuno e l'elemosina, al versetto 7, no? Preghiera, digiuno ed elemosina. La preghiera, importante perché instaura il rapporto con Dio che dobbiamo avere. Il digiuno parla del rapporto che dobbiamo avere con noi stessi, e l'elemosina il rapporto che dobbiamo avere con gli altri. Un rapporto, diciamo, vero, sentito. E l'elemosina, abbiamo detto, presso gli ebrei non era solo un dare un'offertina, ma era un affermare la giustizia. L'elemosina si può, diciamo, anche cambiare col termine giustizia. E quindi gli ebrei hanno questa religiosità. E poi, oltre a ricordare i cardini della religiosità ebraica, c'è l'invito a riconoscere le opere di Dio, a benedirlo pubblicamente. Una riflessione da fare sul segreto del re. Spesso si parla di questo segreto del re. Che cos'è? Il vero segreto di cui si parla e di cui si vuole qui presentare è la presenza di Dio nella storia degli uomini. Per scoprirlo bisogna aprire gli occhi. Questo, quando si parla di segreto, dobbiamo intendere questo. Dio è presente nella storia degli uomini. A volte noi pensiamo che tutto dipende dalle nostre capacità. Invece, se eliminiamo la nostra cecità, ci accorgiamo che attraverso l'energia presente in noi, raramente anche attraverso fatti esterni, Dio opera accanto a noi. E lo fa in modo discreto per non toglierci la libertà e l'autonomia, perché se si manifestasse in maniera evidente, sicuramente questo non ci renderebbe liberi, che l'uomo non è libero di scegliere tra il bene e il male. L'uomo, diceva anche Socrate, deve per forza scegliere il bene. E alle volte, diceva Socrate, che il bene o il male è solo frutto di ignoranza. Ora, lasciamo stare la radicalizzazione che fa Socrate di questa teoria, però è vero che ognuno di noi, anche quando fa il male, pensa che quello sia bene per lui. C'è sempre un errore di giudizio prima dell'errore di comportamento. Ora, Dio si manifesta sempre in maniera discreta e
e capire che Dio opera nella storia, nonostante che non si faccia vedere, questo è un segreto, non pigliate la parola come una cosa nascosta, pigliate come un segreto, come una parola, un fatto importante. I segreti sono sempre qualcosa di importante, no? Quindi questa è la cosa importante, che Dio opera nella storia, però opera senza che noi ce ne accorgiamo, e lasciando a noi la libertà delle nostre scelte, non ci obbliga, e quindi la sua discrezionalità è a nostro favore più che, diciamo, a nostro detrimento. Poi, diciamo, un altro elemento da sottolineare è: fate il bene e il male non vi colpirà. E allora a questo punto la domanda che ci viene è la sofferenza. Allora, gli ebrei avevano l'idea che la sofferenza fosse conseguenza del male commesso. Però se vi ricordate anche a Gesù, quando chiesero: ma questa persona che è paralitica è colpa sua o colpa dei genitori suoi per cui è paralitico? E Gesù dice: non è colpa né sua né dei genitori, è per la maggior gloria di Dio. È una frase un poco non facile a capirsi, però voleva dire che la sofferenza non dobbiamo vederla come castigo. Molte volte la sofferenza è una prova, un po' come l'oro nel fuoco si purifica, così molte volte la sofferenza purifica e fa crescere, sia nell'umanità che nella fede. Perché vedete, diceva uno psicologo, Viktor Frankl, che ogni essere umano deve conoscere l'abbandono, il fallimento, il non senso, la sofferenza per diventare pienamente uomini, uomo. Cioè ogni uomo, perché la sofferenza ci manifesta la nostra, perché diceva Frankl e dice Frankl che solo l'uomo è capace di saper soffrire. Chiaramente se la sofferenza non diventa fonte di decadimento morale e spirituale, no, perché potrebbe anche essere fonte di decadimento se uno la vive in maniera negativa. Ma tante persone con la sofferenza si sono maturate, tante persone sono maturate, la sofferenza può far maturare, questo non significa desiderare la sofferenza, per amor del cielo, però se dovesse venire, la sofferenza potrebbe essere anche di aiuto alla propria crescita, sicuramente cristiana, ma sicuramente anche umana, le persone più adulte, più mature che ho conosciuto sono le persone che hanno sofferto nella vita, insomma, no? Sofferenze di tutti i tipi. Per cui poi ci sarebbe la domanda: la sofferenza degli innocenti? Questa è una libro, ne parliamo se vi interessa l'argomento dopo. E poi la seconda parte del capitolo parla di Raffaele che manifesta la sua identità. Io sono Raffaele, uno dei sette angeli. E qual è il suo compito? Il suo compito è quello di presentare a Dio l'attestato della vostra preghiera, cioè il compito degli angeli, quello di fare da tramite, presentare a Dio le vostre preghiere, il vostro operato buono. Questo è il primo compito degli angeli, e secondo, provare la fede e il comportamento. E anche qui la parola prova, noi mettiamo sempre questo termine in senso negativo, lo usiamo, come usiamo in senso negativo la tentazione, no? Non mi tentare, cioè non mi fare una cosa. La tentazione, le prove non sono mai da considerarsi in senso negativo. Perché se fossero da considerare in senso negativo, Gesù non sarebbe stato tentato. Quindi sono delle scelte
che nella vita noi possiamo fare. Diceva il filosofo Heidegger che noi siamo continuamente davanti alla scelta, dobbiamo sempre scegliere. E questa è la prova, questa è la tentazione, la scelta. E nella scelta chiaramente noi manifestiamo la nostra scala dei valori, la nostra gerarchia dei valori. Per cui provare la fede significa io metto alla scelta, no? Continuamente voi, se volete stare da una parte o dall'altra. E compito, quindi, porta a Dio i nostri atti buoni, le nostre preghiere, cioè le nostre preghiere, e con noi egli, gli angeli, ci aiutano a fare delle scelte, ci inducono a fare delle scelte. Questo è da intendere a livello cristiano. Però una riflessione volevo farvi, ecco, perché sette? Perché secondo la storia, la corte persiana, diciamo, ammetteva solo sette consiglieri, per cui secondo alcuni studiosi del libro di Tobia, questo numero 7 richiama un poco la corte persiana. Nel libro di Enoch si fanno anche i nomi di questi arcangeli: Michele, Gabriele, Raffaele, questi li conosciamo, però Uriel, Raguel, Zadachiel e Zeniel sarebbero tutto El, per chi non lo sa, El significa Dio, quindi sempre in rapporto a Dio. Anzi, alcuni hanno cercato di mettere questi sette arcangeli in correlazione con il giorno della settimana, cioè con i sette astri mobili, i pianeti, no? Dell'astronomia antica, Sole, Luna, Marte, Mercurio, Giove, Venere e Saturno, come se fosse... Sono delle ipotesi che fanno. Perché, ecco, a questo punto voi dite qual è la giusta? Tutte sono giuste. Cioè, non dobbiamo mai dire se questo è vero, quello è falso. No, sono piani di letture. Sono piani di letture che dobbiamo fare, e se una cosa è vera a un piano di lettura, una cosa può essere vera anche a un altro piano di lettura, un altro tipo, basta che non sia in negazione di quell'altro, no, non sia negazione di quell'altro. Poi furono riempiti di terrore tutti e due, dice al verso 16, terrore, cioè davanti al segreto a questa verità che Dio è presente nella storia, è chiaro che l'atteggiamento da fare e da avere è quello di un timore riverenziale. E poi mettete per iscritto, scrivete tutte queste cose, è un espediente letterario al verso 20 per dare al libro un'autorità divina, no? Cioè quasi per dire che quello che sta scritto è. E poi c'è adesso il capitolo 13. Il capitolo 13 è il cantico di Tobi. E prima di leggerlo, alcune precisazioni, alcune premesse. Prima di tutto, vi sarete accorti che il libro di Tobia presenta molte preghiere. C'è la preghiera di Tobi all'inizio, c'è la preghiera di Sara, c'è la preghiera degli sposi nella prima notte, c'è la preghiera dei genitori di Sara, c'è la preghiera di Tobi dopo la guarigione. Però la preghiera per eccellenza è quella che è riportata al capitolo 13. E più che preghiera, qua si parla di un cantico, un inno. È tutto il capitolo 13. È dedicato a questo inno, a questo cantico. E in questo cantico è affrontato un tema slegato dalla storia narrata. Si parla del ritorno, cioè dall'esilio, quindi si parla di un qualcosa che non è legato alla storia di Tobia. Per cui la composizione verosimilmente appartiene all'epoca post-esilica, un'aggiunta dell'ultimo redattore del libro. Voi sapete che, diciamo, il libro è stato scritto nel secondo secolo avanti Cristo, quindi
verso i 200, no? Mentre gli ebrei tornarono, diciamo, dall'esilio nel 538, quindi tornarono 200 anni prima. E quindi, diciamo, che cosa fa Tobia? Non fa altro che Tobi, e forse un israelita che ha ricevuto, diciamo, la possibilità di fare una previsione e una finzione letteraria, no? Lui finge una profezia che, di un fatto già avvenuto, da avvenuto. E il legame però ci deve pure stare tra, diciamo, la storia e questo cantico. Il legame è questo, che se Tobi, come singolo israelita, ha ricevuto tanto dal Signore, a maggior ragione anche Gerusalemme, l'intero popolo di Israele, riceveranno benefici dal Signore. Cioè, questo è il legame che si può vedere. E il tema dell'esilio, poi, un altro legame, è presente sia al principio del libro, quando si parla di Tobi e del suo esilio a Ninive, e sia alla fine. E adesso leggiamo l'inno e poi dopo lo commentiamo. Allora Tobi scrisse questa preghiera di esultanza e disse: benedetto Dio che vive in eterno, il suo regno dura per tutti i secoli. Egli castiga e usa misericordia, fa scendere negli abissi della terra, fa risalire dalla grande perdizione e nulla sfugge alla sua mano. Lodatelo, figlio di Israele, davanti alle genti. Egli vi ha disperso in mezzo ad esse per proclamare la sua grandezza. Esaltatelo davanti ad ogni vivente. È Lui, il Signore, il nostro Dio, Lui, il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli. Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi. Vi raduna da tutte le genti, fra le quali siete state disperse. Convertitevi a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare la giustizia davanti a Lui. Allora Egli si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo volto. Ora contemplate ciò che ha operato con voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore della giustizia ed esaltate il Re dei secoli. Io Egli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatore, e operate la giustizia davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarmi e vi usi misericordia? Io esalto il mio Dio e celebro il Re del Cielo ed esulto per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme. Gerusalemme, città santa, ti ha castigata per le opere dei tuoi figli e avrà ancora pietà per i figli dei giusti. Dà lode degnamente al Signore e benedice il Re dei secoli. Egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia, per annientare in te tutti i deportati, per far contenti in te tutti gli sventurati, per tutte le generazioni dei secoli. Come luce splendida brillerai sino al confine della terra. Nazioni numerose verranno a te da lontano. Gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del tuo santo nome, portando in mano i doni per il Re del Cielo. Generazioni e generazioni esprimeranno in te l'esultanza e il nome della città eletta dureranno i secoli. Maledetti coloro che ti malediranno, maledetti saranno quanti ti distruggono, demoliscono le tue mura, rovinano le tue torri e incendiano le tue abitazioni. Ma benedetti sempre quelli che ti ricostruiranno, sorgi e risulta per i figli dei giusti, tutti presso di te si raduneranno e benediranno il Signore dei secoli. Beati coloro che ti amano, beati coloro che gioiscono per la tua pace. Beati coloro che avranno pianto per le tue sventure, gioiranno per te e vedranno tutta la tua gioia per sempre. Anima mia, benedici il Signore, il Gran Re. Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua residenza per sempre. Beato sarò io se rimarrà un resto della mia discendenza
per vedere la tua gloria e dar lode al Re del Cielo. Le porte di Gerusalemme saranno ricostruite di zaffiro e di smeraldo e tutte le sue mura di pietre preziose. Le torri di Gerusalemme si costruiranno con l'oro e i loro baluardi con oro finissimo. Le strade di Gerusalemme saranno lastricate con turchese e pietra di Ofir. Le porte di Gerusalemme risuoneranno di canti di esultanza e in tutte le sue case canteranno Alleluia. Benedetto il Dio di Israele e benedetti coloro che benedicono il suo santo nome per sempre e nei secoli. Bene, avete colto sicuramente anche voi che è un grande inno di ringraziamento e di lode, che con stile un poco ritornante, no? Eulogia, presenta una dottrina ricca e profonda. Si divide in due parti questo inno, 2:10, 11:18, le due parti, 1:10, 2:10, perché l'uno è solo l'inizio. E in questa prima parte, 2:10, diciamo, si parla di Dio che usa misericordia anche quando castiga. L'abbiamo detto tante volte, però quando certi atteggiamenti sono molto radicati, conviene ripetersi spesso. Tutto quello che succede nella storia per gli ebrei veniva direttamente da Dio. Questa è la posizione che avevano gli ebrei e che molti di noi hanno. Per cui se le cose vanno bene, e uno dice va bene, grazie a Dio, insomma, no. Se le cose vanno male, uno se la piglia con lui, è normale. Perché se viene tutto da lui, il bene e il male, è chiaro che quando ci viene il male, o fisico o di altra natura, è chiaro che noi ce la prendiamo con lui. Ora, questa è la concezione che soggiace non solo al libro di nel libro di Tobia, ma in tutto l'Antico Testamento. E non è così che funziona, cioè la sofferenza sia fisica sia di altra natura non dipende da Dio. Ecco, faccio un esempio: se mi viene il tumore è colpa di Dio o colpa di coloro che hanno permesso, diciamo, l'interramento di tante cose negative, per cui, diciamo, tanti tumori sono conseguenza, no? Di un clima o di un territorio disastrato dal punto di vista, diciamo, della natura. Che c'entra Dio? Dovevo fulminare queste persone volte per volte, dovevo stare sempre a fulminare. Cioè, che cosa voglio dire con questo esempio? Che le cose che succedono hanno una causa all'interno della realtà stessa. Cioè, non esiste un intervento di Dio dall'esterno, che abbiamo detto prima che Dio opera in maniera molto discreta, rispettando quello che ha creato. Però è chiaro che quando poi succedono delle cose, Dio non è assente, è presente. Ora, diciamo, l'autore sacro, cioè l'autore di questo libro, sicuramente ha la concezione di un Dio che castiga. Ecco, non è così che bisogna intendere l'intervento di Dio, né se ci viene qualche malanno dobbiamo dare la colpa a lui, insomma, no. Però una cosa è certa, che quando, diciamo, soffriamo, egli non è lontano da noi. E quindi bisogna mettersi in questa ottica nel leggere e interpretare, perché altrimenti veramente un Dio che manda i castighi, che faccia soffrire,
non è congeniale alla mia spiritualità, non cioè alla vostra, ma sicuramente non lo immagino così un Dio. Un altro elemento, dal verso 6 al verso 10, si mette in risalto una bella verità, che a chi si rivolge a lui, egli non nasconderà il suo volto. Ecco, nonostante che soffriamo, chi si rivolge a lui, perché Tobi si era rivolto al Signore, e il Signore, diciamo, viene incontro a questa preghiera, cerca di rispondere a questa preghiera. Sara aveva pregato pure lei, e il Signore risponde a questa preghiera. Per cui egli non nasconde il suo, no, come lo manifesterà questo intervento? Come lo manifesterà? Che significa che Dio viene in aiuto, che guarisce? In alcuni casi può capitare anche questo, però molte volte anche nel dare la forza di gestire la sofferenza può essere un aiuto di Dio. E poi dal versetto 11 al versetto 16 c'è un grande inno a Gerusalemme. I popoli, diciamo, sono tutti, diciamo, orientati verso Gerusalemme. Gerusalemme per gli ebrei non era solo una città, non è solo una città. Per gli ebrei Gerusalemme è la sede di Dio, insomma, no? Dovete sapere che uno dei problemi della questione palestinese è proprio questo. Perché gli ebrei, cioè questa città è considerata sacra da tre religioni. Gli ebrei la considerano la loro città sacra. I musulmani, voi sapete che la moschea più importante dopo quella di Medina, della Mecca, sta a Gerusalemme, la moschea di Omar, è una bella moschea per chi l'ha vista. E poi anche i cristiani, perché lì c'è il Santo Sepolcro. Ora tre religioni considerano questa città importante, e a chi deve andare questa città? A quale Stato? Alla Palestina o ad Israele? Come si fa a mettere d'accordo? Padre Giovanni Paolo II disse: perché non la rendiamo una città internazionale sotto l'egida dell'ONU? Nessuna, è di nessuno questa città, è di tutto il mondo. Non è che sia gli ebrei sia che i musulmani accettano questa proposta, perché loro la vogliono come capitale e così via. È un problema, però Gerusalemme è sempre stata una città simbolo per gli ebrei, anche per noi cristiani. E la Chiesa viene chiamata la nuova Gerusalemme. E quando Dante costruisce, io non sono esperto della Divina Commedia, però Dante costruisce tutto facendo riferimento a Gerusalemme, no? E quindi Gerusalemme era il centro. C'è tutta questa esaltazione di questa città, per cui chi la ama, chi contribuisce a ricostruirla, chi la tratta bene è beato, chi invece va contro Gerusalemme è maledetto. Maledizione e benedizione, chiaramente anche qui vanno intese queste benedizioni e queste maledizioni, non in senso letterale, cioè la benedizione e la maledizione nella Bibbia non è qualcosa che viene dall'esterno, è la situazione che vive una persona, in conseguenza di quello che lui ha commesso. Per cui se io, ecco, beati i poveri di spirito,
beati i miti. Se io vivo quella dimensione, sono beato. Non è che mi manda la beatitudine Dio. La beatitudine è conseguenza di quel mito.